sentito anche un intervento dell'ASA, prima per parlare di psicologia. L'IVA della chimica si è sviluppata, è cresciuta, in maniera enorme, come si diceva stamattina, negli ultimi 100 anni, e in larga parte discostandosi da quello che è, in termini di conoscenze, da quello che è l'immaginario collettivo a quello che sono i reali effetti delle sostanze prodotte nella salute umana. Per cercare di porre un freno ai problemi legati sull'uomo e sull'ambiente, soprattutto, la Comunità Europea ha varato il regolamento 1907-2006, attuato il regolamento RICE. RICE è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorization e eventualmente Restriction of Chemicals. Entrato in vigore il 1 giugno del 2007, ma concretamente è diventato operativo il 1 giugno del 2008 con la nascita dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. Ha eliminato quella che era esistente in mercato, la definizione tra vecchie e nuove sostanze, cioè è stata fatta un tentativo prima di regolamentare le sostanze chimiche, venne fatto nell'81 con la creazione di un database, un codice, cioè le sostanze già esistenti in mercato e per le quali esiste una sorta di salvacondotto, ovvero se cioè esistenti in mercato e quindi poi le manifestazioni, indipendentemente dalle caratteristiche. Per le altre invece dovevano essere fornite delle informazioni. Ora, questo regolamento fa piatta pulita e contiene disposizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso delle sostanze, ma anche all'immissione sul mercato di preparati, cioè di miscele, formulati e altri, e all'immissione di mercato in articoli, cioè il regolamento RICE, pur essendo un regolamento delle sostanze, in realtà riguarda anche gli utilizzi a valle delle sostanze medesime. La disciplina, beh, abbiamo un sistema abilitativo articolato alle procedure di registrazione per tutto ciò che viene prodotto e utilizzato in quantità, prodotto importato, in quantità maggiore rispetto all'altra. Un sistema di valutazione delle sostanze e sulla base di questa valutazione può esservi o l'emissione di mercato o un'autorizzazione all'uso o un sistema interdittivo di limitazione di cui è costituito da restrizione, fabbricazione, emissione sul mercato e l'uso di determinate sostanze. Sulla base dei dati di cui si diceva anche poc'anzi e questa è la cosa più importante, un sistema di trasferimento di informazioni dal fornitore al destinatario lungo tutta la catena d'approvvigionamento, un sistema che non ammette sconti, faccio la presentazione, dicevamo riciclato sulle sostanze singole come componenti di miscele, come contenuti in articoli sottoposte a registrazione o possono essere lasciate in condizioni di tutto normale o ragionevolmente restrittive. Cioè se io importo un mercato comune europeo dalla Cina, tanto per fare una penna, che ne porto uno che abbia detto, ma visto che la penna in realtà non è un articolo, ma è un contenitore di sostanze, perché lo scopo della penna è trasferire un inchiostro. E se ne importo un quantitativo tale da superare la tonnellata all'anno di inchiostro, questo inchiostro deve venire registrato, le sostanze contenenti. Tanto che questo è un esempio, ce ne possono essere mille. Importo barre di ferro, la barra di ferro non è un articolo, la barra di ferro è una sostanza, una rete. Vernici, no, le vernici abbastanza semplici, la papiera, pastelli a cera. I pastelli a cera non sono articoli, sono miscele, sono sostanze. Tempistica. Abbiamo detto che questo regolamento inizia nel 2006, formalmente entrato in vigore nel 2007, ma una serie di deadline, 3 per la precisione, di adempimento. La prossima è l'ultima, è la terza e ultima deadline per la registrazione di tutte le sostanze. Ora, 11 anni di tempo di applicazione non si è mai visto un regolamento
e non si è mai visto perché questo è un regolamento piuttosto complesso e quindi viene dato alle aziende lungo tempo per potersi adeguare. Le definizioni si trovano in riccio, cioè come sostanza un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale ottenuti per mezzo di procedimenti di fabbricazione, ivi compresi gli additivi necessari a mantenere la stabilità e l'impurezza derivanti dal procedimento, esclusi i solventi che possono essere separati, quindi l'acido cloridrico plastico, a un'unica registrazione in tutte le varie diluizioni. Mentre miscela è una soluzione composta da due o più sostanze, ecco la definizione dell'articolo è importante, perché l'oggetto a cui sono date durante la produzione una forma, una superficie, un disegno che determina una funzione in misura maggiore rispetto alla composizione chimica. È questo che fa la differenza. Nel caso della penna prima la funzione principale è il trasferimento di inchiostro, non è la forma, il disegno. La forma aiuta, cioè sì, ma in linea teorica io posso trasferire l'inchiostro anche, cioè, rompendo la penna e utilizzandosi, perde una qualità, perde di qualità, ma la funzione esiste ancora. Poi va a definire, queste sono definizioni per il regolamento, tutti gli attori della catena di approvvigionamento, fabbricante, importatore, produttore d'articolo, dichiarante, distributore e quant'altro. Ora, quando il regolamento va a definire gli attori, vuol dire che ognuno di questi ha delle cose da fare per essere compliant al regolamento. Utilizzatore a valle, per esempio, fornitore di sostanze miscela, destinatario dell'articolo. Ai fini RICH si ricopre il ruolo del fabbricante, e questo è abbastanza banale, se si fabbricano sostanze per sintesi, estrazione e raffinazione, incluse sostanze create producendo dei preparati. Io vado a miscelare un preparato contenente fluoruro di sodio, acidifico con acido nitrico. Questo libererà acido cloridrico. Quest'acido cloridrico l'ho prodotto io durante questa fase. Se ne produco più di una tonnellata all'anno sono tenuto alla registrazione. Tanto per intendere, prima non c'era. Senti, e questo è uno dei punti in cui scivolano tutti coloro i quali producono schede di sicurezza utilizzando i software per la creazione delle schede di sicurezza. Perché? Perché un software calcola le schede di sicurezza sulla base di quello che ci hai messo dentro. Ma il software non è capace di capire che cosa reagisce. E quindi, mentre il regolamento ti chiede di calcolare le schede di sicurezza sulla base di ciò che c'è dentro, non di quello che hai messo dentro. Le differenze sono sostanziali. Cioè, se uno prende e fa calcolare un software il calcolo di una scheda di sicurezza di una soluzione ottenuta mettendo un litro di sodio monomolare e un litro di acido cloridrico monomolare insieme, di software mi restituisce una soluzione altamente corrosiva, perché lui non è in grado di capire che quello che ci sto mettendo dentro ha reagito facendo acqua salata. Quindi lui mi dice, la base dei componenti, tu hai una miscela corrosiva, cosa che banalmente è un errore qualche mattina. L'importatore, se si mette sul mercato, quando si parla di mercato non si intende il mercato italiano, si intende il mercato europeo, è il mercato comune. Una qualunque sostanza proveniente da un partito, diciamo, la formazione di nuove sostanze durante il normale uso è esentato dalla registrazione. Se lascio il ferro fuori e si arrugginisce, questo non devo registrare la ruggine, ma ovviamente ho dovuto registrare il ferro. E obblighi del fabbricante erano divisi, che dovevano presentare una pre-registrazione, ormai siamo a 10 sgocci che non si può più implementare pre-registrazione all'epoca, per le sostanze peaking, cioè le sostanze che erano in mercato all'epoca della pubblicazione del regolamento. Presentare una registrazione per tutto ciò che non era nel mercato e, punto cave, trasmettere queste informazioni alla catena di approvvigionamento. Il regolamento RICH è molto chiaro. Uno degli scopi principali è cercare di far arrivare a valle le informazioni sulle sostanze per evitare utilizzi non coerenti con il livello di tossicità delle medicine.
e quindi vi sono anche identificazioni e obblighi dell'utilizzatore a valle, che sono coloro che stanno a valle della catena di produzione che non sono fabbricanti di portatori e sono però coinvolti nell'implementazione del sistema. E tra essi figurano i formulatori preparati, gli utilizzatori industriali, i produttori di articoli, quindi coloro i quali comprano sostanze per produrre un articolo, una polimerizzazione, un pezzo di plastica, tanti altri. Artigiani, agenti di laboratorio, prestatori di servizio, riempitori, la brander, cui comprano tutti e cambiano l'etichetta sopra, in questo momento loro si accollano tutti gli obblighi del formulatore, perché nel momento che il nome è tuo, il concetto del regolamento è chi è che ci guadagna, tu, perfetto, quindi la responsabilità è tua. Importatore rappresentante esclusivo, reimportatore e quant'altro. Mentre consumatore, distributore e venditore non sono considerati utilizzatori a valle. Questi ultimi due però hanno degli obblighi lo stesso, cioè gli obblighi di trasmettere le informazioni rimangono comunque su di loro. Non è che non abbiano obblighi tu pure. I consumatori no, nel senso che non hanno obblighi, ma hanno diritti. E il diritto di ricevere le informazioni. Ora, banalmente, in ambito industriale è previsto per ogni sostanza, per ogni miscela, la trasmissione di informazioni attraverso archivi di sicurezza. In ambito consumatore no. Il motivo è semplice. È che in ambito professionale io ho una tracciabilità, una fattura, una domanda d'acquisto, una fattura e io trasmetto. E se poi mi viene comprato per 20 volte successive stessa roba, io non è che tutte le volte trasmetto la scheda di sicurezza, no. Questa tracciabilità in ambito consumer non c'è. Se io dovessi mettere una scheda di sicurezza in ogni bustino del Dixan, io ho disboscato l'Amazzonia in giro di 2 settimane, sostanzialmente. Non è pensabile questa cosa e non sarebbe neanche utile. Però sul retro di ogni prodotto è fatto obbligo inserire un numero di telefono, un sito web o una email a cui richiedere informazioni. Funziona e come? I riferimenti? Beh, tutta una serie di articoli, valutazione di sicurezza, obbligo di data di uso, adempimento, obbligo di accettazione sostanza, eccetera, questo è data di uso. E tra i loro obblighi, questo è abbastanza dirompente, soprattutto in Italia, è esaminare la scheda di uso delle sostanze sulla base dei dati comunicati al fornitore mediante le schede di sicurezza. Esaminare vuol dire che una parte delle responsabilità è anche a carico dell'altro user. Non si può più usare il vecchio concetto della scritto lui, io che c'entro. C'entro sì, perché il regolamento ti dà un obbligo. È l'analogo, se volete, del trasmettere a valle denaro falso. Non sei tu il falsario, ma comunque il trasferire e lo spendere denaro falso rimane un reato. Minore se vuoi, ma pur sempre un reato. Alla stessa identica maniera, se ricevi una scheda di sicurezza che non è conforme al regolamento, non puoi trasmettere a valle. Devi fermarti, farlo presente, ti sta molto. Guarda che mi hanno dato la scheda di sicurezza, c'è qualcosa che non funziona. E questo rimane un obbligo. Se trasmetti a valle, hai comunque lo stesso reato di chi spende denaro falso. All'interno della scheda di sicurezza sono presenti una serie di adempimenti che vanno adottati, appunto, e assicurare la struttura della formazione lungo la catena di approvvigionamento. Il concetto è: io non posso pretendere che siano tutti dei chimici. A chi lo posso richiedere? Al produttore, cioè a colui il quale fa la sostanza. Lì ci sono i chimici, perfetto. A questo punto io, comunità europea, vado a chiedere all'azienda che produce la sostanza di preoccuparsi dell'utilizzo a valle della sostanza medesima e di preoccuparsi degli usi sicuri, cioè di andare a dire a valle questa roba qua si usa in quest'altra maniera. E sotto la responsabilità dell'azienda che produce la sostanza, non più dello Stato come prima, dell'azienda,
se usi la sostanza con queste condizioni, misure di gestione della rete, come si chiamano, non avrai a patire effetti negativi. Tutte queste informazioni vengono registrate, ovvero date in comunità europea, che le tiene a futura memoria, andiamo a vedere se poi queste misure di gestione della rete o meno coerenti, e trasmesse a valle. Chi arriva a valle è tenuto a, uno, verificarle, due, adottarle, perché la responsabilità è sua. Come la garanzia dell'automobile, se tu fai per stare italiano io ti garantisco la macchina, certo che se non li fai io non ne voglio più. I data user quindi sono la parte maggiormente impattata da questo regolamento, perché? Perché le grandi produttori e le aziende hanno le spalle grosse, naturalmente in batti sono 120 persone che lavorano con l'ISPA e l'ASP, il catalogo l'ASP è entra chi di danice sostanzialmente. I nostri user non sono VASP, tipicamente sono soprattutto in ambito italiano aziende piccole che magari non hanno le spalle di un certo tipo per confrontarsi con un regolamento abbastanza complesso. Il primo è il formulatore, che sono quelli che producono miscele, cioè io compro i vari componenti e produco uno shampoo, un altro lavaggio, tanto per. La miscelazione di sostanze e miscele per produrre nuove miscele non è applicazione. Se produce nuove sostanze, sì. Mettere insieme due cose per produrre una terra che non esisteva nel componente, sì. Quando le metti insieme per le proprietà chimico-fisiche e non fanno reazione, tutto è una semplice miscelazione. La diluizione è uso. La reazione tra acido base e sostanza e tra acido base per fare un sale, dicevamo prima, è fabbricazione. Quell'acido cloridrico di cloro, dicevamo prima, va registrato, predicato e così. Anche qui si distinguono tra l'utilizzatore industriale e quello che l'utilizzatore è un utilizzatore finale che utilizza sostanze che non rimangono nel prodotto, come coadiuvanti tecnologici, un utilizzatore finale è quello che usa miscele o sostanze di attività industriale professionale e non fornisce sostanze o miscele ad altri attori a valle. Il verniciatore è un utilizzatore finale, quindi fa i vernici, quindi io non fornisco la sostanza, faccio un'operazione e dopo sferma ed è la finita. Tra gli altri user abbiamo anche i rientitori, gli importatori, i reimportatori, cioè coloro i quali importano sostanze che erano state originariamente prodotte nell'Unione Europea, registrate nell'Unione Europea, uscite nell'Unione Europea e poi rientrano. Non solo l'altro user, dicevamo prima, i distributori o il venditore del tasso, ma comunque l'obbligo di trasmissione di informazioni rimane a loro carico. A prescindere, cioè se andate in un l'ASL in Toscana ha chiesto ai colorifici e non la. Non la macchina, i colorifici nel senso dei negozi. Hanno dato una mail ai negozi e dicendo adesso gentilmente mi dici tutti i prodotti che hai in casa e mi dai le schede di sicurezza di tutti quanti ai negozi, perché tutti sono distributori, è il venditore del taglio. Non solo tanto aiuta, ma l'obbligo di trasmissione di informazioni arriva lo stesso. Visto che i colorifici vendono agli bianchini, che dicevamo prima fare parte ancora della catena, a questo punto la trasmissione di informazioni me la devi far vedere. Una strage. Banalmente. L'altra parte fondamentale è questa, i data user non devono né utilizzare, non possono né utilizzare uso proprio né immettere sul mercato sostanze che non sono registrate. Quindi a oggi, che quando formulano una sostanza prendono una scheda di sicurezza. Al punto 3 i componenti sono miscela, al punto 2 sostanza, la prima cosa che cerco è il numero di registrazione. Se c'è, bene. Se non c'è, mi preoccupo, dico bello perché non c'è. Può essere visto che la deadline è giugno 2018, ma io devo avere una dichiarazione del mio fornitore che mi dice no, tranquillo, sono state preregistrate e la scadenza è giugno 2018. Quando sarà registrata ti arriverà il numero.
oppure altrettante esente. L'acqua è una situazione, non ci sono nemmeno, e i minerali presenti in natura, se non chimicamente modificati, nemmeno, il greggio non ha infiltrazione. I prodotti che derivano dal greggio sì, perché è modificato, ma il greggio per olio no. Oppure io di questa roba ne produco meno di una tonnellata l'anno, io non so, ovviamente lo faccio, è una roba che quindi un data user deve assicurarsi che il fornitore abbia adempiuto agli obblighi e fornire informazione io a mia volta sui miei usi in modo che chi sta a monte riesca a progettare le condizioni operative e gli usi dei miei clienti che devo far dire e a volta trasmettere su una catena e ogni catena è costituita da una serie di anelli. Devo controllare una scheda di sicurezza, quindi verificare che siano aggiornate, non più tardi prima, più tardi come cliente di scheda del 2012, quello stava bene, ma no, è un pochino tardino, mi ha telefonato e gli è arrivata una del 2016, meglio, però non doveva telefonare di lei, sarebbe gli era il fornitore che doveva mandare, nel momento in cui c'è una nuova revisione deve essere automatico, quindi già lì punta mano. E ovviamente nella lingua stato membro in cui viene messo in mercato, indipendentemente da dove, da chi sia il mio fornitore. Se io vado a comprare una sostanza in Germania, ma compro io in Italia diretto, quindi sono in mercato in Italia, quindi tu caro mio tedesco me la dai in italiano la scheda di sicurezza, in lingua ufficiale è stato membro. A me però non fare, salvo che altri stati membri, altri che gli stati membri dispongono diversamente, cioè dove ci sono le risorse. Collegate alla scheda di sicurezza ci sono gli scenari di esposizione, che sono la parte, anche abbastanza ampio, per alcune sostanze l'arco di interesse arriva a 100-200 pagine, in cui ci sono le condizioni di gestione del rischio. E l'utilizzatore, nel momento in cui lo riceve, deve verificare lo scenario di esposizione, verificare se il proprio uso è conforme, cioè la roba che io faccio effettivamente sono compreso tra gli scenari che mi hai prodotto tu, e se non è conforme o me lo faccio rendere un uso identificato o mi faccio io uno scenario di esposizione. Una valutazione che si mica specifica, non lo fa nessuno. Se l'uso è coperto dallo scenario, siamo a posto. Ma se l'uso è diverso, il data user deve effettuare il controllo accurato e comunicare al fornitore che il suo uso non è coperto. Se non è coperto, ha tre scelte, sostanzialmente, tutte nell'arco di un anno dal momento in cui era, ovvero uno, adeguarsi a quello che c'è. Oppure due, farsi cambiare le misure di gestione, oppure tre, cambiare il fornitore. Banalmente c'è anche questa. E io dice meno. Altro punto è autorizzazione e restrizione. Sugli altri due punti cade in via dice, e poi finiamo. Se, dalla base di tutti i dati presi in registrazione, la sostanza risulta essere eccessivamente pericolosa, cioè CMR categoria 1 e 2, cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo, vuol dire CMR, le sostanze persistenti bioaccumulabili tossiche, le molto persistenti molto bioaccumulabili e gli distruttori endocrini, si fa una un'analisi socio-economica, cioè si verifica se il gioco ne vale la candela, banalmente, dipende da quello che viene utilizzato a fare. E la dottoressa prima parlava del cromo 6, il cromo 6 negli acciaio è presente. Sono riuscito a trovare una maniera di fare acciaio meno senza il cromo, gli portano il 9 da casa, non è che ce la prende, lo porta direttamente. Non credo che sarà possibile. E come tale la sostanza rimane in autorizzazione. Se invece non ce n'è,
o ci sono soluzioni alternative o bilancio socio-economico, il gioco non vale la candela, allora si va in restrizione. Questa roba per questo utilizzo sparisce dal mercato. È l'idea di applicare quel principio di sostituzione che nasce già nella direttiva sulla via di lavoro, ma non è mai stata applicata. Nessun datore di lavoro ha mai fatto sostituzione, quindi viene fatta a monte. Cioè, lo tolgono dal mercato e il problema finisce lì. Grazie.